Presidente, buongiorno. Avvertite Buongiorno. prima della tempesta, visto che alle 2:30 c'è un appuntamento. No, 2 o 3 quarti, sì. No, perché insomma le assemblee sono sempre un'occasione di dialogo, quindi siamo, poi non abbiamo temi, diciamo, particolarmente divisivi. Tranquillo, quindi. Sì. Diciamo che non ci sono all'ordine del giorno, ma si parlerà del discorso VAR. Ma al momento non è previsto, però ricordo che l'anno scorso già, quando la Serie A ha predisposto un documento di proposte, c'era un punto specifico sul VAR che era quello di comunque costante revisione del protocollo, no? Le famose 5 pagine finali del regolamento, proprio per cercare sempre più in modo collaborativo con l'AIA di ridurre quelli che sono i margini di errore che ahimè possono comunque restare. Ricordiamoci che gli arbitri italiani, se guardiamo anche quello che è successo in Premier League, quest'anno, in questa stagione, restano un'eccellenza in ambito internazionale. Purtroppo l'errore fa parte dell'uomo, l'ha ricordato anche il designatore Rocchi, quindi si tratterà sempre di lavorare insieme per ridurre il più possibile questo margine di errore. Lei fa, cioè voi fate anche presente proprio queste diversità magari che succedono, si parla sempre appunto al di là dei diritti ma anche degli arbitri stranieri o comunque degli altri campionati. Cosa le viene risposto fondamentalmente dai No, vertici? purtroppo lì si tratta, io veramente, l'arbitro è il mestiere probabilmente più difficile del mondo, sono attimi, frazioni di secondo, poi comunque ci viene assicurata la continuità, l'azione finisce, poi è uno strumento che secondo noi è comunque sempre migliorato negli anni, può migliorare ancora, come per esempio l'audio VAR, Open VAR, sono strumenti che aiutano a capire, aiutano anche il tifoso a comprendere il perché di certe scelte, si può arrivare poi anche a una diretta di quello che viene detto, no? Che è una delle proposte che sappiamo esserci, e in più noi abbiamo discusso anche la possibilità del cosiddetto challenge, che ovviamente non è che risolve, però sono tutte possibilità da sperimentare che possono poi portare a migliorare sempre più quello che è poi il risultato finale. Stamattina il presidente del CONI Malagò, ha detto che è stato un errore quello dell'abolizione del decreto crescita, insomma che tutto il più poteva essere modificato. Sì, il presidente Malagò ha ragione, anche perché è stato modificato un anno fa con modifiche importanti, quella di mettere una soglia d'età, quella di mettere una soglia di stipendio sopra 1 milione. Ricordiamoci che in Serie A lo stipendio medio è 500 mila euro, quindi 1 milione è già una cifra importante. E nel mercato estivo abbiamo visto che queste modifiche hanno funzionato, perché sono arrivati meno di 50 giocatori, tutti con stipendio, comunque la media è 1 milione e 2. Quindi proprio per aiutare le società a essere più competitive sul mercato, abolirlo così, all'improvviso, senza dare neanche una moratoria di 2 o 3 anni, è chiaro che porterà nell'immediato un esborso maggiore da parte delle squadre per poter essere competitive e quindi minor risorse distribuite su altri settori, compreso quello giovanile, paradossalmente. Aggiungo poi che in realtà non è sparito il beneficio degli impatriati. Adesso sarà generalizzato con un tetto a 600 mila euro, quindi praticamente il rischio sarà, diversi commentatori l'hanno già fatto notare, che alcuni giocatori giovani dall'estero continueranno ad avere il decreto crescita, quando con le regole modificate non ce l'avevano più, che veramente è paradossale. C'è un timore di perdita di competitività, diciamo, nell'arco, soprattutto del No, ma il prossimo timore campionato. c'è, è chiaro che poi la risposta così, in maniera semplicistica si dice, no? Come se la Serie A e le squadre di Serie A stampassero moneta, dire vabbè, ma allora mettono più soldi. Ho capito, ma i soldi non crescono sugli alberi. Si parla di aiuti al mondo del calcio, cosa la Serie A può chiedere al governo, non so, un allentamento del decreto dignità, può chiedere una percentuale sul totale delle scommesse sul calcio, sui ricavi delle scommesse sul calcio, agevolazioni fiscali, che piano avete per. Ma la Serie A già da tempo ha indicato una serie di misure che possono aiutare il calcio italiano, il calcio professionistico. Ricordiamoci che tutto quello che migliora la Serie A migliora a cascata l'intero movimento del calcio e l'intero sport italiano, perché parliamo di circa il 60% del carico fiscale prodotto dalla Serie A, che poi è il parametro, il carico fiscale per i contributi a tutto il mondo dello sport.
Quindi quali sono? Innanzitutto anche no, non soldi, non spesa, gli stadi. Gli stadi, noi abbiamo chiesto al governo un intervento procedurale, un intervento di sblocco, un intervento di presa in carico, di accelerazione di tutto quello che sono gli impianti sportivi e in particolare quelli degli stadi dedicati al calcio. Dal punto di vista delle risorse, l'ha ricordato bene lei, il decreto dignità ha provocato perdite che sono state stimate qualche centinaio di milioni di euro, un centinaio di milioni di euro, che è il mancato introito di quel tipo di sponsorizzazioni che negli altri paesi europei comunque avviene. E poi sicuramente il tema dei giochi, chiamiamoli giochi, dove lo sport e il calcio producono moltissimo e però non ricevono praticamente nulla, questo in altri paesi come in Francia non avviene, e quindi sicuramente bisognerebbe anche valutare questo tipo di risorse che al momento il calcio italiano non riceve. Anche come soluzioni si guarderà anche magari al passato, ricordo per esempio c'era stata una proposta anni fa di una quota ammortamento maggiorata o... Cioè ci sono vecchie... No, soluzioni tecniche sicuramente possono esserci, però la Serie A non è che è lì a chiedere aiuti. Riguardo per esempio agli stadi, ricordiamoci che nel Regno Unito gran parte poi dell'intervento di rinnovamento degli stadi è venuto grazie anche a un finanziamento pubblico alimentato da cosa? Dai giochi e dalla lotteria. Ma d'altra parte l'Italia l'ha fatto in passato, pensate al gioco del lotto, quando fu creata la giocata aggiuntiva per i beni culturali, no? Che la inventò Walter Veltroni allora. E tutta una serie di risorse prodotte dal gioco del lotto furono date al patrimonio culturale. Beh, noi abbiamo giochi che si fondano sul calcio, si fondano sullo sport, è possibile che non ci sia una redistribuzione.